Ragazzi, ciao! Oggi nuova avventura. Sono al Mapei Stadium, città del tricolore, per la Serie B. E quindi niente, adesso vi racconto cosa sono venuto a fare. Beh, io dico vi racconto, ma dal titolo voi già lo saprete. È una bella giornata qua a Reggio Emilia, freschino sì, ma c'è il sole. E cosa sono venuto a fare? Beh, a confrontare la VIP Hospitality di Serie B con quella di Serie C. E perché oggi siamo qua a vedere la Reggiana. Qua dentro, come sappiamo, gioca la Reggiana oltre al Sassuolo. Quindi sarà un qualcosa un po' di particolare anche a livello di Hospitality, come diciamo sempre, perché io vorrei confrontare la Serie B con la Serie C. Quindi noi con questo format prenderemo in considerazione quello che abbiamo visto in Serie C, ovvero il Cesena. Adesso faccio passare il cane, che fa poco rumore praticamente, vabbè. Comunque, dicevo, confronteremo la Serie B con la Serie C. Questo perché il Cesena è preso come punto di riferimento, sia perché lo abbiamo portato su questo format, ok? Poi sia perché la Reggiana e il Cesena, per le loro categorie, ovvero Serie B e Serie C, hanno degli stadi che non sono da categoria, perché qua parliamo di comunque uno stadio che fa la Serie A con il Sassuolo, mentre Cesena, ok, che fa la Serie C, ma è uno stadio da Serie A. Quindi anche per questo è un confronto che secondo me ci può stare. Prima di entrare, ultima cosa, come sempre sapete che prendiamo in considerazione cibo, comfort, visuale e accoglienza. Entriamo e godiamoci questa giornata. Pass per l'ingresso preso, quindi ci siamo. Vorrei solo dirvi un'ultima cosa, ultimissimissima, poi promesso entriamo. Vorrei portare questo format chiaramente anche per la Serie D, quindi fatemi sapere in che stadio vi piacerebbe vederlo. Noi ora, finalmente, dopo tutta questa grande intro, entriamo. Piccola pausetta prima di ripartire. Scusatemi ragazzi, ma vi devo parlare di una cosa importante. In realtà vi ho già parlato di questa cosa in un precedente video, ovvero Match Betting Academy. Avete presente il classico gioco d'azzardo? Ecco, lasciate perdere, è completamente un'altra cosa. Proprio come dice la parola Match Betting Academy, parliamo di match betting, ovvero un metodo matematico per guadagnare grazie ai bonus dei siti di scommesse. Non pensate di diventare ricchi con questo, perché appunto non è gioco d'azzardo, è un metodo matematico. Per scoprirne di più e capire come potete guadagnare grazie al calcio, ripeto, senza diventare ricchi, vi ho lasciato un link in descrizione. Lì avrete accesso a un corso gratuito per capire al meglio come funziona e a tre regali segreti. Quindi che aspettate? Vi basta cliccare il link in descrizione. E dopo questa piccola pausa direi di ritornare a noi, perché finalmente siamo entrati nello stadio. E ci siamo. Siamo qua e sono molto curioso come sempre di vedere lo stadio, anzi stadio che sbloccherò prima volta qua. E come vedete, Reggiana, ci siamo. Qua è dove arriva poi il pullman con i giocatori. Qua ci sono gli spogliatoi. E invece c'è l'ingresso al campo. Questo è il posto dove arrivano i giocatori, che poi vanno agli spogliatoi e tutto. Quindi arrivano da qua con il pullman. E noi siamo nello stesso punto dove entrano i giocatori, Serie B in questo caso, ma anche Serie A. E come dicevamo, appunto, qua c'è anche la Serie A con la parte Sassuolo. Ma noi oggi andiamo a vedere quella Reggiana. E quindi qua spogliatoio Como, e ora entriamo in quello della Reggiana. E siamo dentro. Beh, spogliatoio bello, grande, veramente molto molto spazioso. Lo spogliatoio è sempre un ambiente particolare, molto molto curioso. E poi l'odore, il profumo che c'è nello spogliatoio è sempre qualcosa che ti fa capire cosa si vive qua dentro. Questo secondo me era un signor giocatore. E anche questo. Vi faccio vedere anche qualcosina che si utilizzerà durante la partita. Questo, beh, sapete cos'è, no? C'è anche una piccola cosina per me. Bello, il cappellino e una sciarpa. E quindi proviamole, dai. Prima il cappellino. Un po' grande. Forse adesso devo stringere. E poi? Però, sì, adesso. Adesso stringerò il cappellino. Cappellino che comunque mi è stato detto che è appositamente per me, perché... Questo non deve vedere nessuno, quindi lo metto giù. Perché il mister ha sempre il cappellino mister della Reggiana, che è Nesta. Quindi sapendo che sono milanista, ecco, è quello il collegamento. Momento storico, ragazzi. Sto andando in bagno nello spogliatoio della Reggiana. Momento da documentare assolutamente. Sono quei dettagli, quelle cose che vi posso portare solo io, perché in bagno ci vado sempre. Bagno approvato, me lo ricorderò per sempre questo momento. La mia prima volta in bagno in uno stadio. Ora mi lavo le mani e poi proseguiamo il giro. È il momento forse più bello. Si entra in campo, questo è il tunnel che fanno i giocatori. Quindi andiamo. Beh, bello. C'è Belloni. Bello. Qua ci sono le panchine, tribune. Veramente bello. E qua c'è il prato. Adesso entriamo. E sta arrivando quel momento. Ragazzi, andiamo dentro per la prima volta dentro questo campo. E siamo dentro. Campo oggi da Serie B,
ma che sappiamo benissimo essere da Serie A. Sono senza parole, lo sapete, ve lo dico sempre, e a me un'emozione incredibile è vedere quello che vedono i giocatori. Cioè, essere qua e dire, ok, i giocatori vedono questo, vedono questo campo, vedono le tribune così, con la gente che li guarda, che poi da qua il campo sembra più piccolo in realtà, cioè nel senso la porta sembra vicinissima, io ho giocato a calcio e non sembrava così vicina. Wow, esattamente in mezzo al campo in questo momento. E poi qua, beh, io sono milanista, c'è ovviamente lo scudetto. Grazie ragazzi, ve lo dico sempre, grazie per quello che mi fate vivere, perché grazie a voi che posso farlo. E poi per questo video, beh, il titolo è l'hospitality, Serie B. Però ho questa opportunità di vivere anche altro, cioè vedere gli spogliatoi, entrare in campo e avere il documento. E sono felice, sono contento. Quindi posso solo dirvi grazie, non smetterò mai di farlo. E niente, alla fine sono uscito e vi faccio vedere una cosa. Qua abbiamo il bar. E quindi qua è dove l'arbitro arriva per le solite decisioni che ormai conosciamo. E poi alla fine ho messo la sciarpa e ora direzione sala stampa. E anche qua quindi sala stampa, questo è, beh, dove vengono le interviste, lo sappiamo. E devo dire che non è neanche piccolina, comunque. Andiamo in fondo, ve la faccio vedere. Voilà. Stiamo scoprendo tutti i lati segreti di questo stadio praticamente. Guardate quanto ben di Dio. Non vedo l'ora di mangiare anche io. E guardate dove vi porto. Qua direi che guardare la partita non è per niente male. Mi siedo qua e questo è quello che vedo. Beh, comodo, si vede benissimo. Cioè, stare qua, guarda, c'hai il tuo posto privato. Bellissimo. Ok, stanno arrivando le squadre, dobbiamo sbrigarci. Andiamo a vedere i pullman. Sandro. Qua stanno finendo di arrivare i giocatori del Como, ma mentre sono passati Nesta, Fabregas, mamma mia, poi c'era anche Patrick, Cutrone, tanta roba. Preso il braccialetto per l'hospitality e ora si va a mangiare. Siamo dentro l'hospitality, ora si mangia. Allora, cibo preso, ho preso un po' di pizzette e delle lasagne, credo siano. Ora assaggiamole, perché il test del cibo è importante. Finora tutto bene, stadio bellissimo, accoglienza fantastica. Manca il cibo e poi la visuale e ci godiamo questa giornata. Finora, ripeto, giornata bellissima. Anche perché sono entrato in campo, giocatori da così vicino, fantastici. Poi vedete, giocatori e allenatore come Nesta, Fabregas, tanta roba. Però dai, basta, poche chiacchiere, mangiamo. Ho assaggiato la pizza ed è buona. Approvata. Ragazzi, stavo mangiando ed è successo il disastro. Mi ero lasciato pure quel pezzo di pizza per ultimo perché mi sembrava più buono, dai. Adesso assaggiamo la pasta senza fare danni, possibilmente, che già li ho fatti. E alla fine, come sempre, è andata di bis. E ora testiamo i bagni dell'hospitality. Vabbè, i bagni sono bagni, ragazzi, dai. Però ci vuole, lo sapete. Mentre l'hospitality, beh, è bella. Abbiamo anche la televisione, abbiamo tutto. E ora si va giù, in direzione campo. Quindi, ascensore. Niente ascensore, scherziamo, non arriva più. Abbiamo aspettato un quarto d'ora. Quindi si va di scale. Ce l'abbiamo fatta, tra ascensore e scale. Siamo qua dentro a bordo campo. I giocatori ce l'abbiamo, sono dentro e ora ce li godiamo per il riscaldamento. E per farvi notare, siamo nuovamente dentro, Non ho mai visto un riscaldamento da così vicino. E devo dire che è pazzesco. Il riscaldamento è praticamente finito, stanno rientrando i giocatori, quelli del Como sono già entrati e beh, devo dire che ragazzi da qua si vede benissimo, non ho da dire. E questo stadio mi ha stupito perché non me l'aspettavo così bello. Allora, finora tutto bene, ve l'ho detto, ho preso il posto, c'è un po' di musica, non so dove sentite. È pronto! Ora ci sono le formazioni, partono gli ospiti del Como. Ora la Reggiana! Questo è quello che vedo al mio posto, si vede benissimo. Inizia la partita, vediamo come va. La prima cosa che posso dire di questo stadio è stadio rumoroso. Molto. Cioè, tipo si fanno sentire. E poi da qua appunto si vede benissimo. Quindi visuale è stampato. Stadio!
bene questa cosa. Fine primo tempo, Panta Mancino in ospitality e poi si riparte. È finita 2-2. Oh, partita bella, molto bella. E adesso siamo a bordo campo, ragazzi. Sono qua a bordo campo, aspettiamo i giocatori che arrivano perché forse riusciamo a fare una piccola cosa. Ma che cos'è questa piccola cosa del quale vi sto parlando? A fine partita ho avuto la possibilità e la fortuna di incontrare i calciatori della Reggiana e Cernigoi mi ha dato la sua maglietta indossata della partita Reggiana-Como e poi me l'ha anche autografata. Lui è stato gentilissimo e lo ringrazio e per me è un qualcosa che mi porta a casa. Eccola qua, questa è la sua maglia con autografo, io me la sono portata a casa e la sistemo qua insieme alle altre. Ed è così finita quindi la giornata a Reggio Emilia, allo stadio Città del Tricolore. Ed è stata una giornata bellissima perché, come vi ho detto, ha funzionato tutto alla perfezione, dall'accoglienza, dal cibo, visuale, comfort, tutto fantastico. E se dovessimo ipotizzare un confronto, come nel titolo appunto, con la Serie C, che in realtà è un confronto relativo, come vi ho detto, non è che noi andiamo a dire quale sia meglio, vi faccio semplicemente vedere le differenze che ci sono, ok? Posso dire che... entrambe bellissime. Poi, ovviamente, noi confrontiamo in questo video Serie B e Serie C, ma come ho detto anche all'inizio, due stadi in un certo senso fuori categoria. Chiaramente, se andassimo a confrontare stadi diversi, sarebbe ovviamente un'altra cosa. Quindi, come dico sempre, questo format non è per dire quelle meglio di no, semplicemente per confrontarli e farvi vedere le differenze di alcuni stadi. Io ragazzi spero davvero che il video vi sia piaciuto. Prima di chiudere vi ricordo che in descrizione trovate il link per il corso gratuito di Match Betting Academy con anche 3 regali. Mi raccomando, lì potete capire come guadagnare grazie ai bonus dei siti di scommesse. Non è gioco d'azzardo, questo è un metodo matematico. E poi fatemi sapere nei commenti altre avventure che vi piacerebbe vedere. Io vi ringrazio come sempre, vi invito a lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi nuovi contenuti. Sto andando a manetta e va bene, adesso mi calmo, tranquilli, niente, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, ciao ragazzi.